ragazzi, questo è quello che succede negli ultimi tempi a questa casa di cui vi avevo parlato. Altre difficoltà che però ci tengo a precisare, e ho provato a fare altre cose, forse le ho risolte pure queste, è già qualcosa. Diciamo che non è un crash del gioco che ti riempie tre palle, questa te ne riempie solo due e mezza, perché comunque se non salvi comunque devi ricostruire tutto. Però ecco, per dirvi che in questo episodio comunque è stato stressante, dal prossimo dovremmo essere un pochino più agibili, magari cominciamo ad arredare qualche stanza, perché oggi ci occupiamo proprio di quelle. Qualcuno mi ha chiesto l'illuminazione, che è una cosa molto bella, anche le decorazioni dell'esterno, però quelle cose lì, come vi ho già detto, non si possono fare se prima non crei la struttura, perché tipo adesso, a parte nella piscina, io come faccio a sapere dove mettere precisamente delle luci se prima non abbiamo una struttura su cui appoggiarle, che dobbiamo illuminare, sulla quale fare effetti di luce che si possono creare un pochettino. Certo, è sempre GTA, però qualcosa si può fare. Oggi ci creiamo delle stanze, in pratica praticamente quasi tutte quelle che ci devono essere nella casa, se non tutte tranne qualche muretto che comunque si mette in due secondi un'altra volta. Stiamo cominciando dalla stanza da letto e vedete che ho eliminato quella pavimentazione nera per terra, perché secondo me non ci stava. Questo bianco va meglio. Qualcuno, ragazzi, mi ha detto che sta casa è troppo bianca, però io vi voglio ricordare che non siamo su The Sims, ma è pur sempre GTA. Abbiamo quello che abbiamo, non è che possiamo fare i capricci e volere le cose di altri colori. Sono queste e dobbiamo usare queste. Comunque il bianco su una casa l'hanno fatto quasi apposta, nel senso che è un colore molto utilizzato sulle case moderne. Queste due porte, qua verrà un corridoio, la prima ovviamente dà dal corridoio alla camera da letto, la seconda dalla camera da letto a quell'altro angolo che sarà il bagno privato della stanza da letto. Le abbiamo messe subito tutte e due. Adesso, visto anche le disparità eccetera, queste porte così nel nulla non mi piacevano molto, ho deciso di fare una piccola intelaiatura, come vedrete. Non so, forse qualcuno conosce questo tipo. Io avevo la casa in cui abitavo tanto tempo fa, aveva le porte così, cioè c'era la porta, ma lungo tutto il muro, fino al soffitto, c'era lo stesso tema della porta, in quel caso era legno, fino a su, ed ha in effetti una bella linea, come vedete, no? Ci sta di più, anche perché le fa comunque sembrare tutte allo stesso livello, e le fa sembrare più serie, ecco, perché sennò la portina lì così messa sulla parete è un po' vuota. Poi, al di là di questo, cerchiamo tutti i modi possibili per staccare un po' da questo bianco, che sì, è tanto, è necessario, è anche bello, però gli stacchi sono fondamentali. Sulla porta un bel telaino del genere, a me è piaciuto molto come idea. Tutto bene, ovviamente qua sul davanti ci andrà una bella vetrata, che tra l'altro guardate intelligentemente dalla stanza da letto, quando uno la mattina si sveglia e vede questo bell'angolo, questa bella piscina qua sotto, è la vista proprio perfetta. Qui non potevo che farci delle vetrate, ragazzi, perché sennò poi la stanza è troppo cupa, troppo buia. È importante dare luce, dare ampiezza, non è neanche gigante. Tra l'altro, ragazzi, la casa non è che sia proprio enorme, però è giusta, cioè nel senso, io le preferisco piuttosto che avere un sacco di spazi morti, poi quelle cose tipo palestra interna. Io non sono un grande fan, mi piace la casa bella ma è abbastanza raccolta. E qui ovviamente le finestre non erano un po' diverse come lunghezza rispetto alla parete, quindi cosa facciamo? Facciamo un bel pilastrone di legno, un pochettino come abbiamo fatto sul davanti, perché se notate qua sul retro di legno non ce n'è proprio, a parte la pedana, diciamo, vicino alla piscina, alla piattaforma. Però ci sta, perché taglia un po' anche questo sul bianco, riempie quello spazio lì, e non solo, crea, facendolo bene da sotto, adesso vedrete che io mi metterò a fare le cose fatte per bene come al solito, il pilastro parte da sotto, arriva sopra, crea anche uno spazio un pochino meno monotono all'interno, vedete, invece che essere un rettangolo preciso, si crea questo ambiente così, in cui tra l'altro io penso di aver provato proprio adesso, se non mi sbaglio, a fare già delle prove con dei letti. Vedete, è un angolo proprio giusto per metterci dei letti. Magari la prossima volta, come vi ho detto prima, cominciamo proprio ad arredare qualcosina per fare qualcosa di nuovo, perché comunque tra l'altro di struttura proprio dopo questo episodio, vedrete, alla fine mancherà ben poco, quindi ci sta provare a iniziare un pochino l'arredamento all'interno.
E questo spazio nero che vedete serve pure quello a congiungere bene tutti i materiali. Ovviamente c'era un piccolo motivo principale, che c'era un buchino tra il legno e la finestra, in qualche modo va riempito, ma va riempito sempre in maniera intelligente. Soffitto della camera da letto ha una sua complessità, perché ci sono vari elementi su varie altezze, quindi dobbiamo utilizzare più di un livello. Il primo è ovviamente il soffitto che va all'interno della stanza e che è bianco, come immagino nel 90% delle nostre case. Io ad esempio qua ho il soffitto bianco, però poi vedete che sopra non va bene, sia perché sbucano delle cose, sia perché il soffittino così strettino non è che sia proprio tanto realistico. Bisogna ispessirlo, perché sennò sembra proprio finto, no? Sembra fittizio, cioè ti caga un uccello sul tetto e ti casca giù, non va bene. Quindi utilizziamo il solito schermone nero, che è un bel riempitivo. Ok, mo mettiamo dentro Trevor per provare e me sa, se non vado errato, salvataggio, guardate che miracolo, cioè ho salvato e appena dopo salvato mi è caduta la camera. Cioè, sai quando una cosa te la senti? Tra l'altro qua ho messo a velocità normale per farvi vedere la cosa che dicevo prima, guardate che bello, nella stanza da letto questa vista qua sulla piscina, fantastica. Comunque me la sentivo, avete visto, è crashata la casa, cioè sono cascati i pezzi. Credo di aver individuato la causa, quindi vi ripeto, dal prossimo episodio questi problemi non verranno più e saremo un po' più, cioè anch'io avrò meno ansia, perché questo episodio, ragazzi, non avete idea, cioè magari a qualcuno sembrerà, no ma hai messo solo i muri, hai fatto solo le stanze, sì ragazzi, però ci ho messo 6 ore a farle per colpa di ste cazzate. Spero di averle risolte, così dalla prossima possiamo, insomma, ecco, appunto, andare più spediti senza tante preoccupazioni. Mo, infatti, qua c'è il salotto, ok? E l'abbiamo battezzato come salotto qui. Poi la cucina invece è la stanza, quella che fa ad angolo fuori dall'ingresso. Mettiamo il soffitto pure qua, e anche qua ci sono vari livelli da fare, poi vedrete c'è da fare bene i controsoffitti. È venuto un bel lavoretto. Tra l'altro, ragazzi, visto che sopra l'ingresso, dove c'è quel pannellone nero, alla fine non è possibile fare un'altra stanza come avevamo pensato all'inizio, ecco, guardate qua che bello, sto cercando una sorta di dislivello sia per coprire gli inestetismi sopra, ma poi anche per creare appunto all'interno del salotto una specie di, no, il soffitto tutto monotono, se è troppo grande fa un po' troppo hangar, quindi è bene creare qualche livellino anche lì. In ogni caso, vi stavo dicendo, visto che sopra all'ingresso, su quel pannellone nero, non c'è modo di arrivare in maniera pulita, in maniera realistica e bella da vedere, quindi lì rimarrà solo soffitto, ho deciso che un'altra stanza la faremo al di sopra di questo salotto, sfruttando queste lastre bianche come pavimento, perché ovviamente non possiamo metterci blocchi di legno o di qualsiasi altro tipo, perché andrebbero appunto a finire sotto. E lì ci si potrà fare appunto uno studio, un ufficio di Trevor, poi vedremo. Abbiamo in pratica una stanza da letto doppia, e due bagni, di cui uno privato, uno sotto, e poi c'è quello sotto, nel sottoscala di fronte al garage, che avendone già due possiamo anche non farlo diventare un bagno e fare qualche altra cosa, poi vedremo. E poi la cucina, il salotto grande e sopra quest'altra stanza, e poi vedremo. E poi vabbè ragazzi, in futuro si possono anche aggiungere, però a me non piacciono queste cose troppo pacchiane, tipo la palestra in casa. No, ma la palestra se va, se piglia la macchina e se va a fare la palestra, oppure se fa come me, insomma, c'ho la panchetta, i pesi, me li tiro fuori, li metto nel salotto e li faccio alle volte, no? Non è che mi faccio la palestra in casa. Troppo da ricconi, diciamo. Ecco, Trevor non lo è, se proprio vogliamo affidargli questa casa, non va troppo bene.
qua bisogna essere precisi, perché ovviamente questa deve essere per forza più alta, altrimenti questa lastra andava a coprire il passaggio tra l'ingresso e il salotto, no? Sto facendo proprio la stanza di cui vi ho parlato adesso sopra quella del salotto, senza prendere tutto il perimetro, perché sennò poi diventa pesante. E cioè adesso ci stavo anche provando, ma poi mi sono reso conto che sembrava un po' troppo bloccoso, quindi ho lasciato perdere. Ho preso più o meno tre quarti della misura della stanza di sotto, chiusa da una parte, ovviamente con le finestre sul lato, questa volta principale, tanto è uno studio, e poi soprattutto almeno lì c'ha un po' di veduta. Qua invece affaccerebbe sul soffitto, parte del soffitto del salotto. Certo, avrei potuto fare ma si può sempre fare in realtà, un'uscita, fare un altro terrazzino sopra il salotto dal quale si esce proprio da questa stanza ulteriore qua sopra, ma questo lo vedremo poi. Qua sto pannello l'avevo pensato come copertura del soffitto lì sotto, però in realtà la misura è sbagliata, non avevo voglia di ricalcolare, alla fine, visto che ci sono già troppi pannelloni neri in giro, ho deciso di lasciarlo bianco e vaffanculo. Ecco il lato invece davanti con le finestre. Poi metteremo il tetto pure a questa, ecco, ovviamente stavolta non avevo salvato. Dopo 6 ore quindi, tra l'altro può darsi che noterete qualcosa di diverso, perché non è che mi ricordo precisamente, però vabbè, più o meno ecco, l'idea è quella, anche perché i blocchi e i pezzi hanno una misura prestabilita, quindi più o meno viene sempre la stessa cosa. Qua, per riempire i soliti buchi, mettiamo il solito telaino nero che è già presente in altre parti della casa, quindi riempie, va bene, ci sta. E qua a sto punto per fare il tetto utilizziamo il mega display, anche se non coprirà tutta la distanza che ci serve, però vabbè, verrà un tetto un pochino spaiato. Poi utilizziamo il bianco dal lato interno, che andrà poi a coprire pure il corridoio, bagni eccetera. Tra un po' ci arriviamo e vedrete. Cosa importante, qua vi chiederete perché li sto mettendo con il bianco rivolto verso l'alto. Allora, ho notato facendo una prova che tipo di notte questa parte bianca del display, visto che è un display, riflette tantissimo, è bruttissima da vedere, cioè sembra di avere un mega neon in casa, che tra l'altro non illumina neanche, quindi neanche puoi usarlo come lampadario, è semplicemente una cosa brutta che riflette. Allora bisognerà risolvere anche lì nell'ingresso, e anche, no, nella stanza a letto abbiamo messo prima i cosi bianchi e poi quello nero, quindi perfetto. Bisognerà farlo anche sotto, coprire o con un pannello rivolto al contrario come ho fatto adesso, o semplicemente con quelli bianchi messi sotto, in modo che non ci sia questo riflesso. Qua infatti ho fatto, vedete, siccome volevo il soffitto comunque nero per cambiare un pochettino, li ho messi sia girati in un modo che nell'altro, così non si veda la parte bianca che riflette e rompe veramente i maroni. Ovviamente, come vi dicevo, il display non prende tutto, quindi altro pezzo bianco che poi sfocerà anche nel corridoio, che sarà appunto bianco. Continuiamo a mettere i muri lungo il corridoio. Qua ovviamente c'è da dividere, non poteva rimanere così, perché se uno dal piano di sopra cade in quello di sotto deve essere divisa la situation. Bisogna fare i muri che dividono il sotto dal sopra, anche perché lateralmente quel legno lì non è che sia proprio bello da vedere in verticale, è bella come pavimentazione. Sta avvenendo comunque tutto molto bene, poi bisogna fare una prova dall'interno a livello proprio ambientale umano, ma qui ci sta. Ecco, qua sotto, ragazzi, l'angolo superiore è il bagno privato, l'angolo inferiore, cioè quello dall'altra parte dove si salgono le scale, ho pensato di farci all'inizio, era un passaggio esterno per andare alla piscina, ma la possibilità è un po' svanita perché bisognerebbe imbruttire e non mi va, quindi quell'angolo lì lo trasformiamo di fatto in un bagno interno. Mo' mettiamo le pareti pure alla cucina, qua problemi, perché all'inizio ho pensato di metterle in verticale, perché per ovviare al fatto che la lastra bianca
sia più lunga della parete del blocco che in realtà ci serve, e però non mi piacciono, viste dall'esterno, con la luce esterna che ci riflette, c'è questa specie di glitch tra le due texture che continuano a fare ombreggiature. Non mi piaceva, quindi alla fine ho lasciato perdere e l'ho messa in orizzontale, pur sapendo che in realtà è troppo lunga, quindi rimane questo spigoletto così di fuori, ma lo possiamo risolvere, ho già pensato come, facendo un altro di quei bei pilastri di legno che sono sparsi in giro all'esterno per la casa, che danno un tocco di solidità e anche di realismo e anche di stacco estetico rispetto al bianco. Quindi là, per coprire quel pezzettino di bianco che sporge, sicuramente ci faremo una cosa del genere. Tra l'altro ci ho pensato adesso rivedendo il video, non ci ho pensato al volo perché sennò lo facevo anche, non è difficile, ma non mi è venuto lì per lì. Quindi lo vedremo la prossima volta. Qui attenzione a fare, ecco, questo ambiente qua che vedete davanti sarà appunto il bagno inferiore. Non è grandissimo, ma direi che è più che sufficiente, In sostanza, la prossima volta possiamo veramente pensare di cominciare l'arredamento, che quello è divertente da vedere perché ci sono tanti mobili, bisogna fare delle belle scelte. Abbiamo la camera da letto già finita, il salotto, possiamo vedere dei divani, di fare un mobile con una TV, la cucina pure, bisognerà inventarla perché non ci sono vere e proprie, cioè ci sono ma a volte non bisognerà vederle, un bel tavolo con delle sedie, vedete lo spazio c'è. Qua come muro per esterno per il bagno, anche qua ho messo del legno che ce n'è poco da sto lato e stacca bene, se no tutto tra grigio, bianco, non si capisce niente. Invece vedete che salendo con questo bel pilastro dà quell'ordine che a me piace. Poi il tocco estetico ci vuole sempre, a me il legno sul bianco piace tantissimo, con questi tocchettini di neri in giro sta venendo bene, cioè a me piace veramente come sta venendo sta casa. E pensate che fare certe cose è complesso, perché tu all'inizio la vedi che è bella, poi cominci a dover fare delle cose che la imbruttiscono. Invece io devo dire che sto trovando sempre il modo di fare tutto quello che voglio fare senza però schifare la casa, che è un rischio altissimo quando devi entrare nel dettaglio. Invece devo dire, siamo arrivati quasi alla fine della struttura e sono ancora soddisfatto come avevo l'idea la prima volta. Ok, qua ovviamente la parete in quel verso lì l'abbiamo fatta nera perché i pezzi bianchi sono troppo grandi da mettere lì, andrebbero fuori da una parte o dall'altra, sia in orizzontale che in verticale, ma comunque va bene, non c'è male, ecco. Andiamo a coprire pure qua, tra l'altro qui all'inizio avevo pensato, dico, boh, ci metto del vetro, poi mi sono reso conto che mettendo del vetro in pratica avrei dato la possibilità che dal cesso superiore ci si potesse affacciare in quello inferiore, non è proprio il massimo della vita, quindi alla fine andiamo di nero. Pannello che alla fine nel bagno di sotto ci sta anche, cioè boh, non so, potrebbe essere una piastrella di quelle moderne grosse. Va bene, va molto bene, a me piace tanto. Ovviamente ultimo salvataggio tattico prima che succeda qualcosa di brutto, e vi lascio ragazzi con la visuale panoramica della casa fin qui, che praticamente ha quasi il suo aspetto finale. Mi sono dimenticato il soffitto sulla cucina, ma vabbè, quelli sono due secondi. Prossima volta cominciamo ad arredare, ragazzi. Mi dispiace se magari qualcuno potrà pensare che non sia stato granché, ma vi ripeto, è stato uno sbattito con i pezzi che crollavano ogni due per tre. Solo alcune volte avevo salvato la situation. Salvato la casa e salvato quindi la situazione. Vi do appuntamento al prossimo, fatemi sapere come vi sembra la casa che stia venendo. Vi abbraccio e ci becchiamo. Ciao!